Ma se ti dico Silvi Marina, locale storico e leggendario, aperto dal 1965 al 2008, cosa ti viene in mente? Due parole, 12 lettere, 40 anni di storia, la Silvanella. Ho incontrato l'imprenditore Zutucci che ha voluto raccontarmi la storia di questo storico posto abruzzese. Sono curiosissima. Ma partiamo con ordine. Nasce tutto da una villa dell'Ottocento, quando suo padre Amerigo Tucci e suoi zii Umberto e Gabriele, appassionati di musica, decidono di aprire inizialmente un ristorante. Poi in corso d'opera cambiano idea ed ebbe origine la Silvanella, un locale immenso che ospitava 3.000 persone e che ha visto esibirsi i più grandi nomi della musica italiana, come Raffaella Carrà, Patti Pravo, Fred Bongusto, Ornella Vanoni, Camaleonti, Pui, Nomadi e mille altri nomi. La Silvanella era la passerella per chiunque uscisse da Sanremo in quegli anni. Da come mi racconta Ezio, la gente veniva da ovunque, Molise, Puglia, Marche, Lazio, Campania, ed a un certo punto è entrata a far parte della classifica dell'Espresso come uno dei migliori locali d'Italia, insieme al Cocorico e tantissimi altri. Un posto che ha visto passare tutte le fasi dei locali musicali, dal dancing iniziale alla rivoluzione che ha portato la febbre del sabato sera, che ha trasformato i dancing in discoteche, per come le conosciamo oggi, alla nascita dei DJ. Un vero tesoro per la storia dell'Abruzzo e di Silvi Marina, che custodirà per sempre i ricordi di migliaia e migliaia di persone che, all'epoca, senza cellulari e chat, venivano qua per incontrarsi, parlare e stare insieme. E come ha detto Ezio, la Silvanella ha smesso di esistere perché i tempi sono cambiati, i locali sono più piccoli e ognuno ha la sua realtà. Delle volte mi chiedo se torneremo mai ad avere bisogno di questi posti. Io un po' lo spero. Ma poi penso che come i finali delle serie TV più belle, delle volte è giusto anche che finiscano, così che i ricordi rimangono fotografie impresse nella mente che nessuno potrà mai più rovinare. Scrivi nei commenti il tuo ricordo preferito di questo posto. E che fai, non ci vai?